miei giovani Padawan e bentornati sul mio canale. Oggi sono in un posto diverso. Che posto sarà mai questo? Lo avete già letto nel titolo. Oggi finalmente vi mostro la mia scuola. Non mia in senso possessivo, ma in senso affettivo. Vi racconto anche un po' dei corsi che ci sono. E quindi sono molto felice e molto emozionata di fare questo video. Questa è la prima stanza e anche la stanza dove faccio per lo più lezioni io. Infatti qualcuno di voi sicuramente ha già riconosciuto lo sfondo alle mie spalle, perché è anche lo sfondo della postazione in cui faccio le lezioni online. Quindi ce l'ho sempre alle mie spalle. A tal proposito, prima di cominciare il tour, io vi ricordo che se volete fare lezione con me dovete semplicemente contattare questo indirizzo email che compare qui sotto, che è proprio l'indirizzo email di questa scuola. E vi invito anche a seguirla su Facebook cercando Studio Musicale Arturo Toscanini trattino Deliceto. Trovate tutto qui e sempre le link in descrizione. Ma bando alle ciance e cominciamo con il nostro tour. Direi di partire proprio dall'esterno. Bene, questo è il portoncino esterno che dà accesso ovviamente alla scuola. Qui c'è la nostra targa Alchemia Studio Musicale Arturo Toscanini. Non so se si vede, ma insomma questa è la parte meno interessante. Entriamo e vi faccio vedere tutto il resto. Come vi accennavo già prima, la stanza iniziale, la prima stanza, è anche la stanza dove io faccio lezione. Quindi c'è questo spazio qui centrale in cui le mie allieve si mettono lì a suonare. C'è questa bellissima scrivania che è anche la postazione in cui io faccio lezione online, per cui vi dicevo lo sfondo è riconoscibile, e c'è appunto questo sfondo fantastico. Tutte queste impronte che vedete sono impronte lasciate dai nostri allievi, quindi le hanno fatte tutte quante loro. Poi c'è questo bellissimo pianoforte, che è un pianoforte di legno, che vi farò vedere poi nel dettaglio. E la cosa fantastica di questa stanza è che tra le altre cose ha anche tutta una serie di fotografie, locandine di tutti gli eventi che abbiamo fatto, vedete? Eccole qua, c'è anche il mio giubbotto sulla panchina, cosa che potrebbe far accapponare la pelle a Federica. Qui poi ci andrà l'albero di Natale, magari poi faccio un piccolo short in cui vi mostro l'albero di Natale. Ma passiamo alla stanza successiva, che è l'aula di pianoforte. Arrivando all'aula di pianoforte c'è innanzitutto questo simpatico quadretto che ho fatto io qualche anno fa quando abbiamo risistemato un po' gli ambienti. Dopodiché inizia la stanza, diciamo, di pianoforte, ma poi in ogni stanza si svolgono anche altre lezioni. È proprio il primo impatto, è questa bellissima bambina che vola trascinata in alto da dei palloncini che in realtà sono dei vinili, vinili veri. Il disegno l'ho fatto io, quindi ne sono molto orgogliosa, ecco perché mi ci sto soffermando. Vi faccio vedere anche una foto di repertorio. C'è un gradino, quindi attenzione a non cadere. Qui c'è la stanza di pianoforte, con pianoforte, scritta fantastica sul muro, poi vi mostrerò bene i dettagli. C'è anche un'arpa, perché la nostra è l'unica scuola del territorio ad avere un corso di arpa. Tra le altre cose, aggiungo che il corso di arpa, quello di pianoforte, qualsiasi corso della scuola, così come i miei, si può tranquillamente seguire online, quindi se volete informazioni anche in merito a questo, potete contattare l'indirizzo di prima, che trovate sempre nel link in descrizione. Quindi questa è la stanza di pianoforte, e come vedete, lì c'è un'altra porta che conduce, vediamo, alla stanza di batteria. Una cosa che mi piace tantissimo è il cambio di acustica che c'è passando sotto questo arco. Adesso io non so se con il telefono, con la videocamera rende l'idea, però ci proviamo, quindi ascoltatemi parlare adesso e vi faccio sentire come cambia l'audio se io mi sposto mentre sto parlando da lì all'interno della stanza. Cambia notevolmente perché, come potete vedere, alle mie spalle c'è un'intera parete con pannelli fonoassorbenti che sono poi sparsi un po' per tutta la stanza, che ha tutte queste bellissime decorazioni, questa bella frase di Pino Daniele, poi vi farò vedere meglio, e chiaramente anche la batteria che non poteva mancare. Ma la scuola non finisce qui, perché, non so se si vede, tornando nell'aula di pianoforte c'è una finestra, quella finestra dà sul piano superiore in cui si trova l'aula di chitarra, andiamo. E si trova anche il bagno, che è abbastanza importante a sua volta. Così qua, qui ci sono le scale, vedete, questo è l'ingresso da cui siamo entrati, scale, saliamo, e già qui si comincia ad intravedere l'aula di chitarra. Eccoci qua, aula bellissima, c'è questo fantastico disegno che è stato fatto qualche anno fa da una nostra allieva, ci sono ovviamente strumenti vari, e soprattutto, zan 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 zan, lì c'è la macchinetta del caffè, che è fondamentale. E abbiamo poi qui il bagno, che vabbè è un bagno, quindi più di tanto non ha necessità di essere mostrato. Bene, miei giovani Padawan, siamo arrivati alla fine di questo piccolo tour della scuola. Sono molto felice di aver avuto la possibilità di mostrarvela e di essere riuscita ad approfittare di un momento in cui non ci sono tutti i miei colleghi, ma magari nel pomeriggio farò qualche ripresa quando la scuola è un po' più affollata, quindi anche un po' più viva.
Sono contenta anche di aver mostrato la stanza in cui faccio lezione, perché chi fa lezione online spero che in questo modo si sia sentito un pochino più vicino. E a questo proposito io vi ricordo che potete seguire online sia i miei corsi, ma anche i corsi di tutti gli altri miei colleghi che faccio comparire qui a fianco. E il fatto di seguire le lezioni online non significa che un bel giorno non possiate decidere di fare un viaggetto e venirci a trovare, anche perché questa scuola è veramente una scuola fantastica, vissuta dagli allievi, in cui ci vogliamo bene, in cui facciamo un sacco di cose bellissime. L'aula di batteria per noi è un posto fantastico, perché è anche il luogo in cui facciamo tutti i laboratori di musica d'insieme. Ci piace questa cosa delle stanze comunicanti, perché ci possiamo dire delle cose, perché possiamo coinvolgere i nostri allievi tra le varie classi, perché possiamo salire a prenderci un caffè e offrire un cioccolatino ai ragazzi. Insomma, ci piace da morire questo ambiente, perché ci vogliamo bene e perché lo riusciamo a far funzionare con l'affetto, perché la musica poi è questo, ci insegna a fare le cose insieme, no? Quindi, anche se siete lontani, anche se seguite le lezioni online con me, o magari se le seguirete con gli altri insegnanti della scuola, noi vi aspettiamo, veniteci a trovare. Lo studio musicale Arturo Toscanini del liceo vi aspetta. Spero che, come sempre, questo video vi sia piaciuto. Vi lascio qui sotto tutti i link utili. Ricordatevi di condividere i video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di seguirmi su Instagram. E a questo punto seguite anche lo studio musicale Arturo Toscanini su tutti i social. Ve li faccio comparire qui sotto, ma trovate il link anche in descrizione. Vi mando un bacio, ci vediamo nel prossimo video, non mancate. E se avete idee, commenti, dubbi, perplessità, voglia di chiacchierare, scrivete un commentino. Ciao!